Salutiamo anche Alessandro Lozzi dietro con la telecamera in mano, perché sta girando veramente un documentario su Brian Ariente, quindi... No, non su di me. Non su, solo su di te? Non solo su di me. Sopra di te. Sopra di me, sta sopra. Esattamente, caro Brian, questo documentario non è su di te, perlomeno non è solo su di te, perché questa volta mi sono imbarcato fino a Sacrofano per andare a conoscere Brian e Margherita, un chitarrista e una cantante, e rispondere alla grande domanda che da sempre tutti ci poniamo. Fatto un buon viaggio? Che non è questa. La domanda è: ma la vita da musicista in coppia com'è? Frenciata. Ok. Ok. Però la volevo togliere. Allora... troviamoci un posto. Non ce ne prende. Quindi magari dove suoniamo potremmo fare anche i cori del mio brano. Perfetto, perché no? Taglia tutte le parti che non vengono bene. Secondo me non c'è bisogno, li farei benissimo. Adulatore. Tanto adesso è spenta, no? Sì, sì. Se fai come al solito ci mettiamo mezza giornata, questi devono pure andare via, Il disco è pronto da un anno e mezzo. E infatti io non vedevo l'ora di farlo uscire. Però il fatto è che ho aspettato soltanto perché sono accadute cose belle, concorsi, bandi, X Factor. Quindi era solo per aspettare di far uscire le bombette. Le canzoni le scrivi tutte te, le scrivi insieme a Brian? Da sola, però molto spesso con Brian anche. Cioè ho bisogno di lui soprattutto nella stesura del testo. E sul testo io sono invece molto sintetica, quindi prima strofa, primo ritornello, solitamente ho finito le cose da dire. E lui arriva, cioè mi chiedo, ti prego aiutami, non so come andare avanti. Arriva e dice, ma che altro vuoi dire? Che cosa vogliamo dire? Proviamo ad entrare un po' più a fondo. Perché io in realtà ho paura di entrare a fondo, cioè insomma di andare un po' più a fondo in quello che penso. E vale anche per lui? Non so, gli dai una mano nei suoi brani? Ma io credo che, cioè non succede. A volte posso dargli una mano su una parola, cioè il concetto però lui ce l'ha ben chiaro. Succede che ovviamente gli dia dei consigli, però succede meno. Guarda che dopo ti interrogo, perché io sto facendo delle domande certo. A lui. Poi voglio sapere se mi rispondi a se stesso. Ah, tipo interrogatorio. Il tuo scuro qua. Qui è dove la magia accade. E qui niente, noi facciamo lezioni, registrazioni e le prove soprattutto. Magari mi metto in cuffia io e provo a entrare nel mio mondo senza far entrare dentro. Non smorza, abbassa. Tu smorza, abbassa. Vabbè, questo è uno dei dischi che credo abbia rafforzato il rapporto tra me e Brian, non so perché, però mi verrebbe da dirlo così. Questo l'ha fatto Margherita, è il mio preferito perché guardate l'albero quanto è figo. Quindi dipingi? Sì, i miei nonni erano pittori. Tutti i quadri in realtà in casa sono di miei parenti vari, zio, nonno e nonno materno. Era un po' fissato con le campagne, era un paesaggista, aspetta, lo ridico, un paesaggista. Che cos'era nonno Mumu? Un paesaggista. Senti, il punto di vista del visual era questo? No, vero? Sì, sì. È nato un po' da un'idea estemporanea perché mi serviva velocemente un video e con Brian abbiamo pensato di fare un visual qui. Cioè i limiti te pongono cioè, delle soluzioni che magari... quando c'hai troppo a disposizione non te vengono in mente. Ho messo un tavolino in cui facevo colazione. Se in quel momento avevamo la possibilità di chiamare un videomaker, fare un montaggio, in quel momento non era possibile fare sta cosa, allora lì che ci facciamo venire in mente? Quadro fisso, perfetto, e facciamo un minuto e mezzo, reverse, bam. Quella è un'idea carina che te può venire solo quando c'hai dei limiti. In ogni inquadratura lui cerca appunto il quadro perfetto e sul video di questo... mio singolo si vede in maniera particolare, effettivamente, cioè è un quadro perfetto. Tutta la follia del nostro tempo, il bisogno di lasciare un segno. Però tu non c'hai una S così pronunciata, non c'hai la S assassina. È che vengo da Centocelle, quindi potrebbe uscire. Ma perché è tutta storta quest'asta? Perché è rotta, ad esempio. Sarebbe il caso di ricomprarlo? Sì, lo facciamo? No. Ecco, questo è veramente brutto da vedere. Sì, no, il calzino per fare da antipop. Quindi metteremo anche il calzino, forse, se serve. Il solito chitarrista. Margherita mi aiuta tantissimo per queste cose. Questi sono dei miei pezzi che... Margherita mi fa i cori. C'ho la fortuna di averci la cantante a casa che mi sistema le magagne
Canore. Ti ricordi che l'altra volta abbiamo fatto quelle notine tutte in battere, però cozzavano con la ritmicità della voce, no? Sì. Fatemi qualche idea carina, va. I movimenti ritmici mi piacciono anche. Vorrei che tu non facessi degli intervalli lontani. Che stavi davanti forza. No, ma mi trema proprio. Il primo era bellissimo. Fammi il secondo. Ma ci provo? No, no, quello so io, sì. Quella è la chitarra de papà. In realtà andavo solo lì a fare... Toccavo la chitarra come toccavo sta baciucca qua vicino, cioè. La passione per la musica poi è arrivata tra i 7-8 anni. Ho cominciato a strimpellare un po' la chitarra. È la mia prima chitarra e unica chitarra, perché io suono solo con questa. Questa è proprio la mia vorrei dire la mia fidanzata, l'amore della mia vita, però poi si offende, quindi loro c'ha... Lasciatelo! Quello era mio papà. Ho una foto nella stessa posa. Magari te la mando per montarla accanto, perché non l'ho mai fatto. Che buon odore! Qui parte la parte casalinga, no? Io mi occupo di questo, di tutto il resto della casa se ne occupa lei, sembra che sto a far più cucina, no, io non faccio niente. Sei contenta che l'ho detta questa cosa? È creativo anche in cucina. Fa grattare. Allora, io che mangio? Perché lì qui ci vuole tanta acqua di cottura e dovevo spadellare tanto per fare la crema. Il pecorino dentro, spadellavo, così è venuta un po' secca, capito? Lei è l'addetta al caffè, eh? Sì, sono io. Beh, no, un po' difficile. Ci viene a lezione stasera. No? Ok. Oh, è arrivato l'allievo. Fai attenzione alle dinamiche. Perfetto. E però quello che sentite è bello. Me lo vuoi far sentire a 60, 70. Comunque lavora sempre con questi BPM difficili. Avevi il barré oggi, no? Il barré è difficilissimo. Allora, una semiminima e poi gli ottavi, no? 1, 2, 3, 4. Sono contentissimo, abbiamo preso dei bei momenti, anche il momento delle prove, il momento della lezione, cioè si vede un po' di coppia musicale, mi piace. E va bene, in casa li abbiamo visti e se la sono cavata anche bene, ma come se la cava la coppia di musicisti live? Oggi è 7 marzo. Si sta facendo questa rassegna femminile. Sono ospitata in questa serata dedicata alle cantautrici. L'importanza della donna nell'ambito artistico. Perché domani ovviamente sarà la festa della donna. E le donne sono sempre bistrattate, c'è una minoranza, ci dovrebbe essere più donne. Si festeggia un po' il cantautorato femminile. Bello tutto, bravi, le dati era. E parche buie donne in seguito. Comunque il cantautorato femminile esiste, effettivamente c'è, ed eccolo qua. In realtà questa sera non mi accompagna. Stasera sono venuta a bere. È venuta a bere, sì, perché diciamo il concept è un po' tutto femminile, quindi mi sembra poco carino portare pure... Io comunque c'ho il ragazzo. Oggi anzi mi fai storie almeno. Io ho bisogno di qualcuno che faccia contenuti mentre io sto lì a lavorare. Non sai quanto sono felice, Alessandro, sta cosa. Io mi occupo della bassa manovalanza. Carico, scarico e fotografo all'occorrenza. Devo dire? Fa un po' le storie da boomer, Brian. Quei titoli delle canzoni, le gif. Hai scelto la tua descrizione? Sì. Marco si definisce un'inguaribile romantica dell'elettropop. L'organizzatore vuole qualcosa di matto. Ma io non so matta, forse è questo. Capito? Non so. Non lo so con cosa mi presenteranno. Hanno voluto il trash? Io gli ho dato il trash. Una piantina di basilico. Una piantina duro? Di basilico. Su un balcone di 100 celle. Su un balcone a 100 celle. Ecco. Ogni volta c'ho qualcosa ripuntato addosso. Mi sento bene, mi piace, mi diverte. È che io la soffro un sacco la telecamera, io mi dà proprio fastidio anche addosso. Cioè, mi mette un sacco in soggezione, cioè. Non ci riuscirei a starci sempre davanti alla telecamera, capito?
bene, bando alle ciance. Era vissuto, non vuoi contaminare la serenità che adesso. Che se devo fare il social allora, media manager adesso. Se sei così maturo, pensa al tuo futuro. Sono ferma qua, vorrei ballare ma non sento musica. Sono ferma, libera, 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 ancora più. Grazie, grazie davvero. Oggi sono fatto questa ospitata, questa trasmissione si chiama Open Space, Radio Roma Sound. Sono stato particolarmente emozionato perché è la prima volta che faccio, che porto il mio progetto solista in una radio dove canto. E questa è la prima volta e sono da solo, capito? E mi sono emozionato, mi stava venendo quasi da piangere, sono stato forte. Io ho notato che è stata anche un'occasione di scambio con altri, vabbè, ho incontrato un altro chitarrista, Lorenzo, una cantante. Lorenzo, sì. È bello incontrare amici musicisti, poi si passa questa oretta di anticamera insieme, no? Prima della trasmissione, dove si suona, si ride, no? È una bella sensazione, un bel lavoro. Riempire il mio cuore per mettermi in discussione, sì, avere tante abitudini e diventare pigro. Allora amici di Radio Roma Sound, qui c'è Brian Riente che ci ha portato il suo progetto anche live e questa è Amica Mia. Qualche gazzate dipendenti, amica mia, ancora che la chiami storia, ma questa è solamente una bugia. Tu ricordi il test? Speriamo al limite improvviso, c'è un po' di jazz nelle parole, manco le sue canzoni, sa. Arfio, manco le basi del mestiere. Su sta strada, finisci che ci credi pure tu. Questa canzone è una dichiarazione d'amore a tutte quelle donne a cui noi ho detto te voglio bene. Date una svegliata, amica mia. Brian, mi raccomando, ci vediamo presto. Ciao, ciao Alessandro. Sì. Alla prossima. Alla prossima. Io nasco star. Brian, ma la custodia con la cinta da accappatoio? Quello è il tratto distintivo, no? Non trovo mai il tempo di comprare una cerniera e portarla alla sarta, no? Però mi fa anche ride, quindi lo tengo. No, ma in tutto questo, Margherita. Sì. Ma dove sta? E che ne so, speriamo a casa. Ci conviene sperarlo. Chissà che cosa c'è, io tendo a sabotare ogni cosa intorno a me. Grazie! Meno male che ci sono amiche cantanti nel pubblico!